all'ex ospedale Villa Poggiosecco, occupato da circa 100 nuclei familiari di varie etnie. E siamo alla pagina politica, in preparazione del Consiglio regionale straordinario sull'economia. I gruppi regionali del centrodestra hanno organizzato un tour nelle principali zone economiche della regione per avere in diretta il polso della situazione. Forza Italia ed EN chiedono anche l'adozione di misure straordinarie per fronteggiare la crisi. Giancarlo Magni. Saranno pesanti le ripercussioni in Toscana della crisi finanziaria internazionale. Il comparto produttivo regionale, fatto per la stragrande maggioranza di piccole e medie imprese, ha già dato nel terzo trimestre del 2008 segnali preoccupanti. Produzione in calo del 2,6%, flessione poco sotto al 3% degli ordinativi interni ed esteri. Un quadro economico grave per i gruppi consigliari del Popolo della Libertà, a fronte del quale la Giunta si è caratterizzata per il suo immobilismo. In termini di urgenza, di emergenza, la Regione dovrebbe prestare maggiore attenzione per impedire che si interrompano le linee di credito alle aziende che avrebbero tutti i titoli per accedere al credito, ma che nella presente situazione potrebbero trovarsi in difficoltà nei rapporti con le banche. E quindi chiediamo di attivare fondi di garanzia a sostegno del credito, come stanno facendo altre regioni in maniera molto massiccia in questi giorni. Secondo noi la situazione toscana è più preoccupante di quella di altre parti omologhe del paese. Di questo ce ne vogliamo rendere conto andando in giro a parlare con le categorie, con gli operatori, con la realtà reale della nostra regione. Il centrodestra, che nelle prossime due settimane incontrerà sul territorio tutte le principali realtà produttive toscane, chiede anche l'adozione di misure a favore dei distretti per il potenziamento infrastrutturale e l'ammodernamento dei servizi pubblici locali.